Se sì, quali le cure oggi disponibili? Per le forme lievi, naturalmente sempre i trattamenti topici, le creme. Poi per le forme un pochino più gravi abbiamo la fototerapia, che c'è di grande supporto. Poi i farmaci sistemici, già di un tempo, tipo la ciclosporina piuttosto che il metotrexate, ma soprattutto appunto per le forme gravi che non rispondono alle terapie, i nuovi farmaci biologici che appunto sono di vario tipo e devono essere utilizzati secondo il tipo di patologia che il paziente presenta. Esistono dei centri specializzati per questa malattia? Sì, assolutamente, vanno ricercati dal paziente, ce ne sono su tutto l'ambito nazionale, con una grande diffusione, hanno delle caratteristiche di avere a disposizione tutto quanto serve al paziente, non solo la visita, ma anche nella possibilità di fare diagnosi un pochino più avanzate e trattamenti.